posto. Adesso penso che tenteremo l'ancoraggio. Prima vediamo un po' da dove arriva la corrente e poi ancoreremo. Speriamo a pescare a Bolentino e nel corso della giornata vedremo un po' quali tecniche praticare. Se sarà meglio variare l'azione di pesca, diversificarla o... Vediamo un po' intanto cosa troviamo sul punto e poi decideremo un po' come pescare. Prepariamo le canne. Allora stiamo pescando un po' scarrozzo perché qua ci sono i ragazzi dalla Tunisia che praticamente stanno salpando i palamiti. Ora aspettiamo che loro se ne vanno per poterci ancorare, ma insomma. Buongiorno! Come va? C'è la guerra, questi sono proprio. Bene, la pesci? Pochi! E ve li siete presi tutti voi, ve li siete presi! Ciao! Ti hai messo chi mamma? Ma sono redditi di posta, io non lo capisco, redditi di posta. Luciano. Allora abbiamo preso un San Pietro, molto probabilmente ci siamo messi a pescare a pesci San Pietro. E molto probabilmente ne ho uno in canna. Adesso vediamo un pochettino se è vero. Se doppiamo. Sì. Però ho sentito una scirata. Praticamente già mi sentivo in colpa, ho detto io. Ma c'è? E ora dobbiamo solo tenere questa volta. Paratura o paratura? Io ce l'ho sicuro. Io ho finito, ma io posso scaricare. No, non voglio pescare. San Pietro, se dire qualcosa non è. Sa faccia una cosa San Pietro. È arrivato? Dai, il Sampi? È un Sampi. È il Sampi, guarda il Sampi. Dai che c'è il Sampi. Bel Sampi, dai. Bel Sampi. Che cos'era? La viola, è ancora viva la viola, guarda. Se ora gliela rimettiamo di nuovo in acquetta che poi se la viola gli è piaciuta. Aspetta un secondo. Guarda che bello, una bellezza. Una persona calma, tranquilla, grafica. No, ma non so, sappiamo, se fa le punta. Bellissimo San Pietro, bellissimo Peter. Tu come mannò è pescare, è bello quando ce la mangiamo. Quando c'è un cazzo. Vincenzo ha un bellissimo pesce in canna. Allora, Roberto ha una cipolla. Tanto per cominciare. Un po'. Poi vediamo la pesca. Coppo non è preso, può dire che poi non è. Guardate Robertino, bravo Roberto. Bellissimo, bravo Roberto. Ma che bel colore che hanno. Questa era una, io ne ho persa pure una. Ragazzi. Ma Enzo ne ha una bellissima, guarda dov'è. Bella, enorme quella di Enzo. Piano Enzo, piano. Piano Enzo, se ne va. Aspetta. Bellissima, complimenti. Certo, è già accesa a ragionare. Possiamo preparare. Date qui, falla da vicino perché no non si vede bene. Bellissimissima. Questa sì che è già ci siamo. Ci accaniamo, ci mordiamo l'angolo e vediamo quanto ci mordiamo. Ecco, direi che è una bella idea. Ecco.
ne arriva che vogliamo. Questa addirittura mi ha alzato la lenza. Occhione! Un grandissimo occhione! Porca patatona! Occhionone da un chilo e mezzo! Poi c'è giornata... Ci sono, ma non mangiano. C'è stato l'occhione. Bellissimo. Non mangiano. Pesce in canna! Già ragione all'ottantesimo questo è stato. Vediamo di che cosa tratta. Ma io sono chiamato per un testa. No, non è ovviamente. Yeah. Almeno che non sono quattro tutti attaccati nello stesso modo. Speriamo da te di un testa. Madonna. Io posso scandare di stare a tiro di Spinarolo. Non lo so, lo vuoi, pubblici su questo. Il ragioniere è stato scettico nei confronti di questo podio. Ma scusa, sei un putto, come fa a pigliare qualche Madonna, ma tu lo vedi lo scandaglio? Io c'è ora, a parte quello che salirà, però dico... Che? Una bellissima... Cipolla, uno scorfanone. Scorfanone, Non c'è due senza tre, donna cavallella. Tre tocco scecca, questa è di... Complimenti per l'assist e tutto il resto. Sì, ma aspetta, non sapevi che sei no, con l'assist, eh? Io non sapevo chi lo compro. No, ma con l'assist non sapevo chi lo compro. No, è un vizio, un vizio. E voilà! Ecco! Wow! Ce l'abbiamo! Guardate! Ce l'abbiamo! Bella è questa! Con la pancia bella, grande proprio! Bel pancione, guarda il bel pancione. Ecco. Stiamo rientrando a casa. Ragioniere, saluti. I ragazzi dormono, saluti. Ma tutti distrutti. Torniamo, il mare è bellissimo.